Il 22 giugno c'è la prima prova di maturità. Innanzitutto, quali sono le prime impressioni e le prime sensazioni? Io pensavo di essere più tranquilla sugli iscritti, invece un po' di agitazione c'è. Sono preoccupato il giusto, credo che un po' di ansia sia normale, però non vedo l'ora di cominciare l'esame. Ma in realtà l'ho scritto non particolarmente, forse temo di più la parte orale che quella scritta, anche perché vale molti più punti. Avete sentito i 2 anni di didattica a distanza sostanzialmente? Sì, più o meno tutti l'abbiamo sentito abbastanza, si è sentito tanto il cambiamento sia quando abbiamo iniziato che adesso all'inizio di quest'anno quando abbiamo ripreso, è stato un po' più tosto. Siamo contenti di essere potuti tornare in presenza quest'anno perché la DAD è stata lunga e anche abbastanza pesante, abbiamo perso un sacco di esperienze, finalmente quest'anno abbiamo potuto fare la gita di quinta che in realtà non ci aspettavamo di fare, quindi siamo contenti di aver potuto finire quest'anno così. È stato difficile per quanto riguarda lo studio, però per la socialità no, perché credo che tutti volessimo ritornare al più presto e anzi è stata una boccata d'ossigeno. Si è discusso molto sul fatto se fosse il caso, no, di fare le prove scritte. Tu cosa pensi di questo? All'inizio tanta preoccupazione, l'unica cosa che forse ci rassicura un po' di più è che lo scritto di matematica è fatto dagli insegnanti della nostra scuola e non è ministeriale. Mi aspetto, diciamo, un tema inerente ai temi che abbiamo trattato nell'attualità durante quest'anno, quindi potrebbero essere un tema trattante la guerra in Ucraina, il Covid o comunque tematiche di letteratura svolte durante il programma. Hai già scelto quello che vuoi fare dopo, università o altro? Penso andrò a matematica. Sono indecisa tra ingegneria informatica e fisica. Sì, mi trasferirò a Milano per studiare economia.